è una squadra che gioca, quando gioca, cioè ogni squadra ha una propria caratteristica. Noi non siamo riusciti a fare bene, anche se in certi momenti lo abbiamo fatto, in altri momenti no. Ma questo dipende anche un po' dalla posta dell'avversario, cioè dal fatto che forse eravamo un po' troppo oziosi, soprattutto dopo il gol del pareggio degli avversari. Il tecnico, consapevolmente, dopo noi abbiamo chiesto lui come si è risolto la sua cosa sul campo. Quindi, quando c'è evidentemente totalmente questo, uno prende un po' il filo del discorso, invece anche questo è un po' tranquillo, più reale viene fatto per noi. Mister, non solo la statistica ma anche la realtà di oggi ha confermato che comunque questa squadra pesca di personalità nei momenti in cui deve fare quel salto di qualità in più. C'è una vittoria, oggi anche sul profilo mentale ti attendi un'altra risposta. Sì, cioè, non siamo stati bravi a farlo. In questo momento è stato questo. Già adesso avanti, no? C'è la posta in campo, diciamo, in Foggia, può essere un quarto positivo, diciamo, di questo momento. C'è la sosta che poi si gioca. Esatto, si sta succedendo nel futuro, diciamo, c'è Benevento, diciamo, un momento adesso più sanitario di carattere, Benevento, insomma, penso proprio di sì. Cosa dirai alla squadra? No, alla squadra non ci penserò, ma in questo momento non ho neanche di prendere il titolo del successo. Questa squadra oggi è sembrata anche poco serina, nel senso che lo Monaco si è riuscito a farsi beccare per un 5-2 con uno spettatore verso la fine del primo tempo, c'è stato il malumore espresso dal pubblico a fine partita, come Chiellini ad esempio si è voluto prendere per forza una punizione lì a fine primo tempo. Sono comunque segnali che manca serenità anche sul piano mentale e soprattutto lei e la squadra, come avete preso comunque Maluco e spesso la pubblica finale. E penso che il pubblico abbia il diritto, quando vede che le cose dal punto di vista non vanno bene, prende il dovere di pensare a fare quello che deve fare. Mister, buonasera, la fotografia di una prestazione forse la più debole della stagione non fa soltanto interpretare sull'errore singolo di De Marzis e Spadaleggia, ma anche un centrocampo che ormai non ha inventato in partita, un ricordato che sono come un bambista che ha detto di qualcuno volta deve uscire prima, magari ha cercato di alcuni. E poi c'è un altro problema in attacco, lì poi ancora sono due giocatori interessati, esiste singolarmente, al momento l'intesa non è del nemico 3-2 e anche questo il torrento ha affogato una parte di Mozio mal fatta anche dagli ultimi attaccanti che pensavano invece di difendere a parlare a spiegarsi da di loro facendo gesti anche con l'altro troppo nervosismo. Non ho capito perché non ha tolto la vista, perché non ha tolto la vista che non era in partita, forse solo perché era lunga a cacciare la circunzione e soprattutto non vedeva che un giocatore lo Monaco non rappresentante a questi livelli uno scalo psicologico così. Il professionista dovrebbe alzare la mano e non me la sento. Lui in questo caso è un giocatore non presentabile al centro della difesa. Ma questa è una sua malfunzione, io non so la cosa di lei. Quando succede l'umore, fino a questo momento è stato uno dei migliori certamente, insomma, al di là poi le sostituzioni se ne possono fare tre, nel senso che valuto tante cose in campo, quindi. Cioè sulla vista è solo. Io ho pensato che fosse così che fare quel tipo di sostituzione. La coppia di Ancona Liga, ancora un po' di prendere i suoi chiami te. Ma di Ancona Liga, come pescare, è straordinario, quindi questi sono discorsi che lei mi sta facendo relativi alla partita di oggi. Quindi la partita di oggi abbiamo fatto pescare anche loro hanno fatto una grande partita, ad esempio. Quindi c'è una grande intesa, magari. Non si trovano proprio, fanno quasi molto spesso lo stesso movimento. Visto che sono oggi non abbiamo fatto bene. No, vabbè, questa è la realtà. Allora quando non si fa bene può succedere.
succedere anche quello che lei sta dicendo, insomma, è successo di tutto. Cioè, quando si perde tutto quello che c'è stato, va demonizzato, non c'è una controprova. Cioè, lei sta parlando di una vittoria sulla quale non si può, come dire, ragionare, dal momento che non c'è. Quindi altre volte questa squadra, questi calciatori hanno fatto benissimo, quindi sarei d'accordo con lei se anche altre volte fosse andato in questo modo, sì, non è successo questo, tante situazioni, insomma, è la realtà che dice la storia, cioè non è che sto dicendo così tanto questo. Adesso in questo momento mi subviene alla mente il Bianconi Ripa con il Pescara, dove hanno fatto una grande partita, a volte capita, ma tutta la squadra l'ha fatto bene.